sole sul tetto dei palazzi in costruzione. L'album delle figurine Panini. Vi ricordate? Le bustine, i calciatori e scambiarle con i compagni. Le mani si facevano rosse d'inverno sui gradini delle case. Ti mancava il respiro a furia di soffiare. Dovevi ribaltare il mazzetto per vincere il tanto desiderato pizza balla. Poi, un giorno lo sfogli. E chi ci ritrovi? Quel ragazzo, te lo ricordi? Giocava nella polvere dell'improvvisato campo sull'asfalto. Ora lo vedi con il completino perfetto in mezzo a tanti campioni. Giuseppe Volpecina, Caserta, 1 maggio 1961. Eh sì, ne ha fatta di strada. Casertana, Napoli, scudetto 1979 con la formazione Primavera. L'anno dopo la Serie A, 3 presenze in campionato. Poi al Palermo, quindi al Pisa di Anconetani, che contribuisce a riportare in A. Di nuovo al Napoli, nell'anno dello scudetto. Gioca con Diego Armando Maradona. 25 presenze e 3 gol. Tanti per un terzino di allora. Uno alla Juve, nella storica partita del 3-1 a Torino. Lo scudetto, il primo del Napoli, e la Coppa Italia sono anche merito suo. Nel 1987 a Verona, nel 1989 a Firenze, gioca la finale di Coppa UEFA, ma la Fiorentina non riesce a vincerla. Nel 91 ritorna a Caserta, in Serie B. Nel 92 appende le scarpette, per modo di dire, comincia ad occuparsi del calcio giovanile, cosa che fa ancora oggi con la stessa serietà, lo stesso entusiasmo di sempre. Giuseppe Volpecina, nato a San Clemente, frazione di Caserta, alto 1,79 m per 76 kg. Era così, sarà ancora così? Dall'altruismo e dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. Il campione corre e vola, supera le stelle e vola, e non sentiamo rumore. Il campione non ha mai paura di non farcela, noi lo guardiamo passare, il suo coraggio fantasia, lucidità, e sorpasso con un colpo di magia. E io mi emoziono nel vederlo salutare e festeggiare e piangere di fronte alla vittoria. Il campione sa ascoltare il suo cuore, quello del motore, insieme come gli amanti.
è un angelo col casco nero che su due ruote riuscirebbe a fare il giro del cielo. Dalla sua bocca non è uscito quello che ho letto oggi sui giornali.